c'è poco da fidarsi perché quello che è uscito fuori, cosa che appunto noi già sapevamo in maniera abbastanza chiara, è che il conflitto di interesse in questo caso, e stiamo parlando di farmaci, quindi di salute della popolazione, non è un evento sporadico che può accadere perché c'è qualcuno, diciamo, che prova ad approfittarsi della situazione, è proprio sistemico in qualche maniera. Quindi quello che succede sono che le persone che accedono alle posizioni dell'EMA e quindi sono i controllori dei farmaci, quindi sarebbero le persone che dovrebbero avere lo sguardo severo e la massima attenzione per quello che riguarda il popolo che in qualche maniera vanno a proteggere, in questo caso per esempio il popolo europeo. Invece ci troviamo personaggi come la Emer Cook, che adesso sta diciamo in testa all'EMA stessa, che noi sappiamo già per esempio che ha mentito clamorosamente a livello proprio di dichiarazioni pubbliche per quello che riguarda il Parlamento europeo sulla storia dei vaccini, ripetendo una serie di menzogne tipo che il prodotto sarebbe rimasto nel braccio e non andava in giro, invece essendo una particella adesso lo sanno anche i sassi che in realtà non è affatto così, mentendo anche sul fatto che il prodotto potesse in qualche maniera proteggere dalla trasmissione del virus con tutte le conseguenze che ci sono state sia a livello politico sia a livello delle nostre vite, ed erano tutte basate su delle menzogne. Ora qualcuno che mente pubblicamente a livello europeo, mi chiedo come mai possa essere sedere in questo momento a capo per esempio della stessa agenzia che è quella che tratta i farmaci per tutta l'Europa. Quello che accade in maniera normale, direi, che queste persone vengono selezionate di solito a livello politico in qualche forma, finiscono in questi importantissimi enti regolatori, il loro lautissimo stipendio viene pagato dalle case farmaceutiche, di fatto il 90% nel 2024 significa che il datore di lavoro non è l'Unione Europea, sono le case farmaceutiche, quindi tu hai il padrone fondamentalmente che va dal controllore, gli paga lo stipendio, il lautissimo stipendio che questi hanno, e quindi già ovviamente il conflitto di interessi è gigantesco e non porterà mai alla verità. Quel che è peggio però è che, finito il mandato all'EMA, se diciamo il comportamento del funzionario è stato gradito alle case farmaceutiche, ci sono quelle che si chiamano revolving doors, quindi si passa dall'EMA, esci fuori e ti fanno entrare direttamente nel board della casa farmaceutica a prendere uno stipendio ancora più lauto di quello che avevi avuto prima come ricompensa per il lavoro svolto. In tutto questo ovviamente c'è quello che è la salute della popolazione, che diventa l'ultimo degli elementi importanti, perché diventa tutto un flusso di soldi e come poterne in qualche maniera aver di più. Il fatto poi di secretare i rapporti appunto con i vari paesi permette alle case farmaceutiche di riuscire a ottimizzare in termini di guadagno economico quelle che sono le vendite, con la scusa di non poter rendere invece trasparenti quelle che sono le loro trattative. Credo che in un'Europa che si dice democratica e civile, non solo questo conflitto di interessi non dovrebbe proprio esistere, ma che il controllore invece dovrebbe essere pagato dagli stati ed essere in grado di fare gli interessi della popolazione e sicuramente non delle case farmaceutiche.